Beh, sono felicissimo, sorpreso perché non avevo grandi ambizioni, se non quello di vedere tutti i posti, della provincia, perché prima facevo solo qualche gara attorno al mio paese e niente, figuriamoci di essere qua sul podio insieme a due podisti doc, quindi sorpresissimo, super felice e va bene così. Adesso passiamo il microfono alla parola all'uomo che arriva sempre dietro al pirata, che arriva sempre dietro sia Eh sì, ormai sì, ormai quando parto inizio anno so già, allora se quest'anno va tutto bene arrivo secondo, ormai si sa. Però dai, forse l'anno prossimo cambia categoria, quindi si può sperare qualcosa in più. Però no, dai, è andata bene, dai. Inizio anno un po' difficile per un infortunio d'inverno e poi gradatamente a migliorare, dai. Oh, quest'anno ha fatto meglio del papà. Ha fatto lui primo e papà è andata così. No, comunque sono più contento. Più contento così. Parola a Beppe. Vincitore di categoria, forse non quasi c'è On. Niente. Cosa dire? Io Vincitore di sono questa categoria. contento di essere riuscito a riconfermarmi. Ringrazio per il podista Doc, ma se vado avanti così tra un po' sono pronto da rottamare, altro che Doc. E niente, speriamo insomma di rivederci fra un anno, magari sempre col piede d'oro. Ascolta, quante Bella domanda. Allora, secondo me così a memoria dico 4 o 5. categorie? Vedi, allora scusa, hai detto con questa Da doc. rottamare, dai, da Tu hai rottamare. vinto il numero di categorie, Simone ne Una ricorda una sicuro sola. e il numero di secondi posti. Sì. Diciamo che hai ragione. Complimenti per l'anno, complimenti per tutto quello che fa, che ti descrive No, i sempre complimenti, veramente. adesso a parte gli scherzi, i complimenti li devo fare io a te, a Marco Frigo e a tutto il direttivo del Piede d'Oro, perché adesso, scherzi a parte, Scherzi mettere a in parte farne piedi, tanto alla esatto, fine, mettere in piedi sì, una no, ma manifestazione di questa portata, riuscire a trovare il tempo, gli stimoli e anche a livello economico per riuscire a portarla avanti. So che è un grosso impegno e quindi insomma tanto di cappello perché senza di voi noi insomma, andiamo a lavoro, correre lavoro anche nel io bosco. per tanto. Grazie, grazie per